anche la fidanzata. Anche la fidanzata, però dovete mantenere la distanza di 1 metro. Cioè le forze dell'ordine mo hanno fatto spia copi, hanno guardato, si mantenete a distanza di 1 metro. E se non mantenete la distanza di 1 metro vi devono sanzionare. E quindi abbiamo creato una nuova figura, un spia copi ufficiale. Prima gli spia copi, quando i miei no, erano, come dire, abusivi, si nascondevano sotto le macchine, dietro le macchine, per cercare di spiare all'interno se le coppie facevano qualcosa, evidentemente provavano godimento nel vedere gli altri fare qualcosa. Oggi saranno le forze dell'ordine ad essere investite di questo ruolo ufficialmente. Cioè abbiamo da oggi gli spiacoppi che vengono retribuiti per fare gli spiacoppi. Cioè oggi i vigili, la guardia di finanza, i carabinieri, la polizia di stato, tutti qua hanno fatto gli spiacoppi perché devono vedere se tu vai a trovare una fidanzata e ti mandina a 1 metro di distanza. Ma al di là di questa, che può sembrare una battuta, vedete, e che non lo è, la necessità, diciamocela tutta, no, è un'altra, e ce l'hanno detto. E ce l'hanno detto. Io vi prego di seguire questo mio ragionamento, che è semplice, banale anche, anche perché, insomma, voglio dire, non sono una mente eccelsa che può produrre chissà quali ragionamenti complicati o, come dire, particolarmente intelligenti. Sono intelligente nella media, mi ritengo io, e forse cedo pure, sono sufficientemente intelligente. Però qui penso che sia chiaro. Nei giorni scorsi, quindi questo significa in parte, attenzione, quello che dicevo prima, che si può uscire tranquillamente. Quando veramente, se volete farmi incazzare, chiedetemi un'altra, o ditemi un'altra volta, ma dove sono i controlli? Ma che fanno i controlli? Ma come fa? Perché ormai i controlli non possono fare più un cazzo, ok? Non possono fare più un cazzo. Chiariamo questa cosa qua, perché ripeto, gli puoi dire che stai andando a comprare il gelato da asporto ed è una necessità e non ti possono rompere i coglioni, perché è previsto che si può fare sta cosa. Ti puoi andare a comprare il caffè da asporto, il cornetto o qualsiasi cosa, oltre alle sigarette, oltre a tutto quello che c'era, c'è tutta quest'altra ampia scelta. Quindi vorrei capire che cazzo si scrive a fare più nel DPCM per comprovata necessità, motivi di lavoro o motivi di salute. Scrivete quel cazzo che volete fare, lo potete fare. Scusatemi, però voglio dire, mi sembra ovvio, perché sennò come fai a non arrabbiarti?